Piccola premessa, io questo video l'ho già fatto qualche tempo fa, ma ho deciso di rifarlo dal momento che l'amico Norbert Spina, sempre molto attento e puntiglioso nelle sue annotazioni, mi ha fatto notare che avevo detto delle inesattezze, ed effettivamente è vero, sono il primo a riconoscerlo, e quindi ho pensato che era proprio il caso di rigirarlo. Un video su Beregond è particolarmente importante, è uno di quei personaggi a cui sono particolarmente affezionato, soprattutto perché attraverso di lui passa quella critica che nel Signore degli Anelli Tolkien porta nei confronti dell'autorità imposta per forza e del principio del capo. In tutto il Signore degli Anelli ci viene detto che l'importante è esercitare il proprio libero arbitrio, anche di fronte agli ordini ingiusti. Non è possibile fare come gli orchi, non è possibile dire semplicemente io rispondevo a degli ordini. E Beregond è proprio questo, è uno dei personaggi fondamentali attraverso cui si realizza questa critica e allo stesso tempo il principio rivendicato da Tolkien attraverso anche il personaggio di Gandalf alla ribellione per esercitare la propria libera volontà e il proprio giudizio. Beregond è una guardia della cittadella, è uno di quegli uomini al comando del castello di Gondor, Denethor, ed è posto insieme ai suoi commilitoni a sorveglianza della torre di Ectelion e dell'albero di Gondor, quell'albero secco che vediamo nel Ritorno del Re e che abbiamo visto anche nel film di Peter Jackson. Quando Pippin arriva a Minas Tirith insieme a Gandalf, noi troviamo una descrizione di queste guardie, delle guardie della cittadella. E leggiamo. Le guardie della porta erano vestite di nero e avevano l'elmo di una foggia strana, dal cocuzzolo alto, con lunghi guanciali schiacciati contro il viso, e sopra i guanciali erano inserte bianche ali d'uccello marino. Ma gli elmi, cimeli della gloria d'un tempo, rilucevano di una fiamma d'argento, giacché erano di mitril. Ricamato sui neri surcotti, era un albero bianco dalla fioritura nivea sotto una corona d'argento e stelle pluripuntute. Era questa la livrea degli eredi di Elendil, e a Gondor ormai nessuno la portava più, tranne le guardie della cittadella, anzi il cortile della fontana, ove in passato cresceva l'albero bianco. Insomma, una descrizione fisica che connette direttamente le guardie della cittadella all'antica Numenor e quindi ai Numenoreani. Quando Pippin entra nella città di Minas Tirith, è proprio Beregond a prenderlo in carico e a illustrargli le sue nuove mansioni, dal momento che anche Pippin è appena entrato nella guardia della cittadella. Beregond non ha mai visto un hobbit in vita sua ed è attratto da questa strana figura di mezz'uomo che non conosceva affatto. Lo introduce in città, ma lo accoglie anche nella sua famiglia, e Pippin fa amicizia immediatamente con il figlio di Beregond, Bergil, che ha 10 anni, e si riscontra subito un'intesa tra questi due personaggi, l'hobbit Pippin e il figlio di Beregond, Bergil, insomma un hobbit, un mezz'uomo e un bambino, a riprova del fatto che gli hobbit in fondo sono un po' bambini, per l'altezza ma anche per il loro modo di fare. Soprattutto perché gli hobbit sono dei personaggi sempre perennemente fuori posto all'interno del contesto marziale della Terra di Mezzo. Sono degli individui moderni, bassi, periferici, che prestano il loro sguardo a tutta l'avventura e che fanno amicizie con i personaggi più improbabili, con i personaggi gregari come Faramir, oppure proprio con i bambini come Bergil. La verità è che gli hobbit, essendo mezz'uomini, non sono completamente grandi e quindi riescono a entrare in sintonia coi personaggi che in fondo non sono grandi o non vogliono essere grandi. Proprio mentre stanno parlando della guerra, ecco che sopra Minas Tirith passa un Nazgûl alato che spaventa tutti con il suo fischio e toglie la speranza. Per Pippin è il segnale della sconfitta, mentre per Beregond è l'ombra del fato e la guardia della cittadella si scoraggia. Temo che Minas Tirith cadrà. La notte sta arrivando.
Sento svanire in me persino il calore del sangue. Poi però l'ombra sparisce e ritorna la speranza. Infatti Pippin si alza e dice: «È passato. No, il mio cuore si rifiuta per ora di disperare. Gandalf è caduto, ma è tornato ed è con noi. Possiamo resistere, in piedi anche su una sola gamba, o almeno restare ancora sulle ginocchia». È incredibile che proprio Pippin, un hobbit, un mezz'uomo, sia quello che riporta la speranza o che almeno guarda con più fiducia al futuro. È lui a consolare Beregond indicando il sole e gli stendardi. Gli hobbit sembrano essere meno inclini alla disperazione e alla demoralizzazione rispetto a tutti quelli che gli stanno intorno e che non sono mezz'uomini, cioè sono persone alte, nonostante si trovino in un contesto, come detto, del tutto estraneo alla loro natura. Tuttavia Beregond è un personaggio molto importante all'interno di uno dei macroeventi più importanti di tutto il ritorno del re, cioè l'assedio di Minas Tirith, quando cioè il castaldo della città, Denethor, perde letteralmente la testa e vuole dare la morte a se stesso e al figlio Faramir. Denethor è un altro che ha perso del tutto la speranza, è un altro demotivato e demoralizzato, perché ha guardato all'interno del Palantir e ha creduto a quello che Sauron gli ha fatto vedere. E Pippin chiede a Beregond di impedire che l'accesso alle case dei morti venga bloccato. Nel frattempo lui cercherà di raggiungere Gandalf, lo andrà a cercare, cercando quindi di far sì che Beregond gli faccia guadagnare tempo. E questo per salvare Faramir dalla follia del padre. E Beregond è un personaggio che è particolarmente legato a Faramir, gli vuole molto bene e farebbe di tutto per salvarlo. E quindi Beregond si trova davanti a una decisione da prendere, un dilemma morale: eseguire gli ordini ricevuti oppure disobbedire e incappare nel reato di violata consegna, abbandonando il posto che dovrebbe difendere. È questa un'altra picconata che Tolkien muove nei confronti del principio dell'eroismo nordico, cioè quel principio per cui i sottoposti devono obbedire ciecamente agli ordini ricevuti dal loro capo. Dopo un iniziale tentennamento, Beregond decide che la sua fedeltà verso Faramir ha la precedenza rispetto agli ordini ricevuti. Così è costretto a uccidere il portinaio che tenta di ostacolarlo. Arriva perfino al punto di uccidere due guardie personali di Denethor e in questo modo permette a Gandalf di arrivare sul posto e di salvare la situazione. Fa anche di più, perché quando Denethor estrae il coltello per uccidere suo figlio, Beregond si frappone tra il castaldo e il corpo di Faramir, cioè si oppone al volere del suo stesso signore, cosa che potrebbe essere benissimo considerata alto tradimento. E in questo Beregond viene perfettamente sostenuto da Gandalf, che esprime la liceità, anzi il dovere dell'individuo, di opporsi a un ordine ingiusto, quando questo ordine si traduce in pazzia e iniquità. Infatti ricordiamo le parole di Denethor, che di fronte a questa insubordinazione esclama: «Da quando in qua il signore di Gondor deve render conto a te, o non posso nemmeno più dare ordine ai miei stessi servitori?» E al che Gandalf gli risponde: «Puoi farlo, ma altri possono contestare il tuo volere, quando inclina a pazzia e iniquità». Insomma, Beregond fa bene a opporsi. In Tolkien c'è sempre la possibilità di disobbedire, di decidere, di esercitare il proprio libero arbitrio per opporsi e fare quello che si ritiene giusto. Perché ogni persona è chiamata a rispondere personalmente, individualmente ai fatti, attraverso il proprio libero arbitrio. E per questo Beregond è un personaggio così importante all'interno dell'economia del romanzo, perché noi abbiamo visto altri personaggi che hanno esercitato questo libero arbitrio e si sono opposti agli ordini ingiusti. Abbiamo visto Ama, la guardia del Palazzo d'Oro di Meduseld a Edoras nel regno di Rohan, che ha lasciato passare Gandalf con il suo bastone, nonostante gli sia stato imposto di fermare
tutti i visitatori e di sottrarre loro le armi. Ama sapeva benissimo che cosa poteva fare un mago con il suo bastone e pertanto lo ha lasciato passare per salvare il proprio re dai malefici di Grima Rettilingua. Ma poi nello stesso regno di Rohan abbiamo trovato Eomer, che nonostante abbia ricevuto degli ordini molto chiari di fermare e uccidere tutti quelli che passano sul territorio di Rohan senza autorizzazione, ha lasciato passare Aragorn, Legolas e Gimli impegnati alla ricerca degli orchi che hanno preso prigionieri Merry e Pippin. In quel caso Eomer ha riconosciuto che era meglio lasciar passare i tre cacciatori per salvare due innocenti dalle grinfie degli orchi piuttosto che eseguire un ordine ingiusto. Ma poi questa dinamica la troviamo nel romanzo anche a proposito di Eowyn, un personaggio che vuole fare la guerra, vuole partecipare alla battaglia e per questo non accetta di sottostare alla logica maschilista, potremmo dire, di suo zio Théoden, il re di Rohan, di suo fratello Eomer e dello stesso Aragorn, senza considerare che la stessa Eowyn sarebbe la facente funzione del sovrano in sua assenza e che dovrebbe rimanere a casa per amministrare la giustizia e mandare avanti il regno. In questo caso Eowyn invece decide di contravvenire a questi ordini ricevuti e parte lei stessa per la guerra, trovando un alleato, Merry, un hobbit, un mezz'uomo, che è stato giudicato inutile se non dannoso per la battaglia, perché essendo basso e non essendo un guerriero di professione, creerebbe solo problemi. Non solo non porterebbe nessun aiuto alla battaglia, ma ne creerebbe anche per i ruirrim impegnati nella battaglia alle porte di Minas Tirith. Saranno proprio questi due personaggi che, alleandosi, riusciranno a eliminare il nemico più temuto, il re stregone di Angmar, il capo dei Nazgûl. E anche Faramir ha fatto la stessa cosa, ha esercitato il proprio libero arbitrio e ha deciso di contravvenire agli ordini ricevuti. In maniera molto simile a Eomer, anche a Faramir è stato ordinato di fermare tutte le persone non autorizzate che si trovano a attraversare il territorio degli Ithilien, ed è quello che succede nel caso di Frodo e Sam, che incappano proprio in Faramir e nei suoi uomini. E Faramir invece non li arresta, non li ferma, anzi li lascia andare, nonostante abbia scoperto che sono in possesso dell'Anello del Potere. E questo perché in tutto il Signore degli Anelli viene continuamente ribadita l'importanza della libera scelta, della decisione dell'individuo, dell'esercizio del libero arbitrio, proprio in una logica contraria a quella dell'anello. Tanto che alla fine della storia tutti questi episodi di ribellione individuale si faranno ribellione collettiva quando gli hobbit si solleveranno e andranno contro gli sgherri di Saruman, che hanno impiantato un vero e proprio regime nella contea. Tutte queste cose sono magnificamente esposte da Wuming 4 nei suoi volumi Difendere la Terra di Mezzo e Il Fabbro di Oxford, di cui raccomando a tutti la lettura. Nel caso di Beregond potremmo dire che non vale il concetto di de servo arbitrio di cui parla Lutero, cioè ogni persona è chiamata a eseguire l'ordine ricevuto e poi se la vedrà il capo. Ecco, in Tolkien questo non accade. Ogni persona è chiamata a rispondere personalmente. Beregond fa lo stesso, esercita il proprio libero arbitrio, salva Faramir dalla follia di suo padre. Beregond sopravvive, poi combatte lui in prima persona anche nella battaglia del Morannon davanti alla Porta Nera di Mordor, durante la quale però viene quasi ucciso da un troll. Poi, finita la guerra, arriva il momento di fare giustizia. Beregond è a tutti gli effetti un colpevole, perché ha contravvenuto agli ordini ed è un traditore, secondo la legge di Gondor. Secondo il principio dell'eroismo nordico, a cui si ispirano tutte queste società e che viene stigmatizzato da Tolkien, Beregond dovrebbe essere lasciato nella vergogna e nel disonore,
e addirittura forse dovrebbe anche essere passato per le armi. Aragorn, una volta diventato re, il nuovo re Elessar, decide però di essere misericordioso nei confronti di Beregond. Lo bandisce per sempre da Minas Tirith, lo rimuove dal suo posto nella guardia della cittadella, ma di fatto lo promuove, lo manda come primo capitano di Faramir, ora nuovo castaldo di Gondor. Insomma, Beregond potrà ora essere al servizio del suo amato padrone Faramir. Aragorn, che è un re giusto, è il nuovo re giusto, ribadisce l'importanza della decisione di Beregond e quindi riconosce che Beregond ha fatto la cosa giusta, perché ha deciso di mettere a repentaglio la sua vita e il suo onore per salvare Faramir, e in questo modo non solo ha salvato Faramir, ma ha contribuito in prima persona all'esito positivo di tutta la battaglia e quindi della Guerra dell'Anello. Infine, se abbiamo visto che Beregond ha un figlio, Bergil, poi invece scopriamo che ha anche un altro figlio che si chiama Borlas e che sarebbe dovuto diventare uno dei personaggi del seguito mai scritto e solo progettato da Tolkien, ne scrisse solo poche pagine, del Signore degli Anelli, che si chiama The New Shadow, la nuova ombra. Non sappiamo a cosa questo avrebbe portato, non conosciamo il ruolo di Borlas all'interno della storia, non conosciamo bene neanche la storia e probabilmente non la conosceva neanche Tolkien, che ha abbandonato questa storia dopo poche pagine. Però la cosa singolare è che proprio un personaggio che è figlio di Beregond sarebbe stato uno dei principali personaggi di questo seguito del Signore degli Anelli, e questo forse ci dice qualcosa sulla centralità di Beregond all'interno di tutta questa vicenda. Un personaggio secondario, minore, che però è assolutamente fondamentale e che riveste una particolare importanza proprio alla luce di tutto questo.